Non si ferma la diffusione del coronavirus anche nel territorio molese. Negli ultimi giorni i dati rilasciati dalle strutture sanitarie attestano di un contagio in forte crescita. Tra i luoghi più colpiti ci sono anche le scuole di ogni ordine e grado, con oltre una decina di giovanissimi contagiati, compresi insegnanti e professori, e classi messe in quarantena precauzionale. La situazione è quella di numeri che crescono, come crescono i numeri del contagio più generale in Italia, in Europa e dunque anche qui, perché Imola non è fuori dai contesti. E nelle scuole noi abbiamo registrato decine di casi dall'inizio di questa seconda ondata, quindi dalla riapertura dell'anno scolastico, e abbiamo attualmente oltre 10 classi in isolamento, insomma in quarantena, che hanno sospeso temporaneamente per una settimana o qualche giorno in più l'attività didattica. Ciò detto, l'autorità che presidia questo fatto è l'autorità sanitaria e il servizio di sanità pubblica ha disposto da sempre, dall'inizio, fin dal primo giorno di scuola, che ogni plesso avesse un responsabile Covid di plesso, e c'è un numero dedicato dei medici professionisti dedicati e una mail dedicata alle scuole per un contatto costante e continuo. Quando avviene un caso, il servizio sanitario si attiva presso quella scuola e dispone via via tutte le prescrizioni che devono essere fatte. La scuola dunque osserva le prescrizioni del servizio sanitario di sanità pubblica territoriale.